Scusa, a suo giudizio deve rimanere a Palazzo Chigi o è una candidatura fattibile? Io lavoro su quello di cui il Paese ha bisogno oggi. Della Presidenza della Repubblica ne parleremo a metà gennaio. Oggi il Paese ha bisogno di un governo totalmente concentrato sul taglio delle tasse e su quella che è e sarà un'emergenza nazionale, gennaio, febbraio e marzo, che è il costo dell'energia, luce e gas. Quindi io conto di avere un incontro a brevissimo col Presidente Draghi, non per parlare del Quirinale, ma per parlare del taglio del costo delle bollette di luce e gas, che sono e saranno l'emergenza italiana dei prossimi mesi, insieme al Covid. E quindi ne riparleremo a gennaio. Io ritengo che un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come Draghi, debba poter andare avanti, perché se togli una casella, e la casella più importante a questo governo, del doman non vi sarebbe certezza. E quindi conto di continuare a lavorare con questa squadra e per questo paese. Però non chiedetemi di Berlusconi, di Mattarella, di Draghi o di altri, ne parleremo a gennaio. Per intanto ieri, oggi e domani, quando ho sentito e risentirò Draghi, parlerò di taglio di tasse e di taglio delle bollette di luce e gas. Segretario, però c'è un ragionamento che ha fatto oggi Draghi, cioè se la maggioranza si spaccasse sul Quirinale sarebbe difficile, ha fatto capire. Ne parleremo a gennaio, oggi però, siamo a dicembre Draghi e vorrei. Draghi ne ha parlato oggi. E io ne parlerò a gennaio. Sarò banale, però le famiglie da me oggi si aspettano una risposta sul costo della vita. Il Presidente della Repubblica verrà eletto a fine gennaio. Abbiamo più di un mese di tempo però, per ragionarci. Cioè, è immaginabile che una maggioranza si spacchi sulla Presidenza della Repubblica e si ricompatti magicamente? Ne riparleremo a gennaio, tanto più che domani ho convocato un vertice del centrodestra, e quindi il centrodestra è e sarà compatto adesso in manovra alle elezioni amministrative e per le elezioni del Presidente della Repubblica. La candidatura di Berlusconi non cambia nulla dopo le parole di Draghi di oggi. Dovreste chiederlo a lui, perché il candidato in pectore è lui. Però ripeto, io di Quirinale parlo a gennaio. Ma la scadenza della candidatura di Berlusconi. Oggi la mia emergenza è tagliare le bollette di luce e gas. Ma la scadenza domani c'è un vertice, no, del centrodestra. La posizione che lei porterà a Salvini a Meloni e Berlusconi è quello che questo governo deve andare avanti così com'è, con Draghi premier? Assolutamente sì. Le preoccupazioni che sono trapelate dalla Lega subito dopo il discorso di Draghi, a cosa si riferiscono? No, cosa vi preoccupa? Il Paese attraverserà, come sta attraversando da mesi, momenti difficili. Dicembre, gennaio, febbraio, il costo delle materie prime, il costo energia, la terza ondata, la terza dose, e quindi ogni incognita nei prossimi mesi è un rischio. La stabilità, di cui giustamente tutti parlano, è un valore aggiunto sia in tempi normali che soprattutto in tempi di Covid e di emergenza energetica. Ma la garanzia che ha dato un nome alternativo che tenga insieme questa maggioranza e la allarghi sulla Presidenza della Repubblica, un nome alternativo a Draghi? Parliamo a gennaio, a me le idee non mancano. Mi scusi Draghi, Presidente, però un'idea, un Giorgetti del Consiglio. Non fatemi commentare ipotesi che sono di voi giornalisti, la smentita Giorgetti. La continuità per voi rimane un valore, ma la continuità si può raggiungere anche con un Presidente del Consiglio diverso in questa maggioranza. Ne riparliamo a gennaio. Però Draghi è Draghi. Cioè, l'autorevolezza di Draghi come Presidente del Consiglio ce l'ha Draghi. C'è questa cosa che dice Draghi oggi, no? Si può andare avanti con una maggioranza, anzi si deve andare avanti con una maggioranza come quella attuale, se non più larga, anche con un altro presidente, lei non la sposa, cioè questa maggioranza si regge su Draghi, ci sembra di capire. Stiamo lavorando bene così? Sì. È un'alleanza complicata da gestire? Sì.
perché quando per me l'emergenza è intervenire sulle bollette della luce e del gas e per Letta è resuscitare il DDL Zan, è chiaro che abbiamo due visioni diverse delle priorità del paese. Draghi tiene insieme tutto questo nel nome della lotta alla pandemia e all'emergenza socio-economica. Chiunque non sia Draghi ovviamente avrebbe molto più difficoltà. Però segretario Franco non lo fa. Ma non fate, io non faccio, non parlo di nomi. Segretario, ma non è. Non...